Ciao a tutti. Allora, oggi vedremo come creare delle riunioni con le nostre classi. Allora, nello schermo qui potete vedere, questi sono tutti i miei team. Sono su Microsoft Teams. Quindi, ad esempio, posso aprire la quinta B SA, Scienze Motorie, che ho precedentemente creato. Ho due modi per creare una video lezione. Posso dal canale generale, che vediamo qui, cliccare sul tasto riunione immediata, che vediamo qui in basso. Appena clicco sul tasto, uscirà la schermata già con la webcam attiva. Ok? Possiamo mettere oggetto della lezione, ma non è indispensabile. Se clicco su riunione immediata, automaticamente si aprirà la riunione. E io potrò vedere sulla bacheca uscirà questo tasto. Quindi tutti quanti gli alunni appartenenti a questo team, quindi a BSA Scienze Motorie, cliccando su questo tasto entreranno automaticamente nella riunione e quindi potremo fare lezione. Ora la chiudo che vi faccio vedere l'altro metodo. Il secondo metodo, e forse quello più preciso, si può, diciamo, utilizzare il calendario. Quindi andiamo nel calendario qui dal menu a sinistra e io posso calendarizzare le riunioni, le lezioni quindi. Ad esempio, se io giovedì 16 voglio fare una lezione sempre con la quinta BSA a mezzogiorno, vado a cliccare sul calendario a mezzogiorno, aggiungo titolo, ad esempio metto lezione di scienze motorie, poi qui c'è la data, l'orario, la durata, posso mettere un'ora, che però non mi obbliga a fare una lezione di un'ora, sia chiaro, posso anche sia prolungarla sia chiuderla prima. Non si ripete, qui dove c'è scritto non si ripete, che significa che in questo momento sto facendo una lezione singola, ma volendo posso anche ripeterla, ad esempio settimanale. Mettendo settimanale, infatti esce, si verifica ogni giovedì dal 16.04, quindi significa che io dal momento in cui salverò questa calendarizzazione, ogni giovedì tutti quanti i ragazzi troveranno il tasto per partecipare alla lezione. Aggiungi canale e qui mi vado a scegliere la classe con cui voglio fare la lezione, quindi la quinta BSA generale, quindi significa che tutti gli alunni di quinta CSU in questo caso. E se voglio cambiare basta che ci clicco sopra, quinta BSA, ok. La posizione non è necessaria, ma volendo ce la posso mettere. E i dettagli, ad esempio nei dettagli posso scrivere questo su lezioni di scienze motorie. Messi tutti i dettagli, vado a cliccare su invia e automaticamente uscirà nel calendario la lezione che ho creato. Questo ovviamente ora ho messo la settimana e quindi c'è per questo giovedì, però se vado a vedere ci sarà anche nelle prossime. Voglio prendere ad esempio maggio, se vado a maggio automaticamente, quindi il 7 maggio, eccola qui la lezione. Se vado a giovedì 11 giugno mi ritroverà sempre quella lezione che ho calendarizzato. Però dato che l'11 giugno la scuola è chiusa, io ci clicco sopra e la posso eliminare. Cliccandoci con il tasto destro si aprirà il menu a tendina, annulla. E qui mi dà anche la scelta se annullare tutta la serie o solo questa singola lezione occorrenza. Io le elimino tutte, che questo era un semplice test. Come ho fatto vedere prima, nel momento in cui creerò la lezione, uscirà sulla bacheca.
ok? Uscirà sempre sul canale generale della classe del team che ho creato precedentemente. Quindi i ragazzi sapranno che il giovedì alle 11 basta accedere alla bacheca, cliccare sul tasto partecipa e potranno entrare a fare la video lezione con me. Evitare che gli studenti abbiano dei controlli sulle attività che svolgiamo quando facciamo le riunioni, bisogna agire in questo modo. Prima di tutto bisogna calendarizzare le riunioni. Quindi apriamo Team, andiamo nel calendario e fissiamo una riunione. Io ora sto facendo una riunione così generica, tanto è uguale. Faccio una riunione per la prima SA. Ok, lezione scienze motorie. Metto un orario, in questo momento il mio orario è puramente casuale, serve come esempio, ok? E invio la riunione. Ora andrò a vedere la mia riunione che si sta caricando nel calendario. Aspettiamo un attimo che si carichi. Eccola qua. Ora clicco sulla riunione che ho creato e posso vedere qui in questa sezione opzioni riunione. E questa è la funzione che ci interessa. Noi dobbiamo cliccare su opzioni riunione, si aprirà il browser e impostare questa opzione qua, chi può essere relatore. Di base è impostata che tutti possono essere relatori, quindi se noi facciamo una riunione immediata, tutti quanti i partecipanti sono relatori. Invece noi qui dobbiamo mettere solo io, essendo solo io che sto organizzando questa riunione, sono il relatore. Automaticamente clicco su salva e tutti quanti i partecipanti alla riunione, quindi tutti quanti gli studenti, avranno delle restrizioni. Non potranno bloccare il microfono, non potranno ad esempio condividere lo schermo, non potranno intervenire, insomma, non potranno utilizzare la chat. Per sbloccarli basta poi in fase di riunione andare nell'elenco dei partecipanti, quindi io ora ho avviato una riunione. Vado qui a mostra partecipanti dove uscirà l'elenco, ovviamente qui non c'è nessuno, però selezionando nell'elenco lo studente ci saranno i tre pallini a fianco dove io potrò scegliere di impostare quello studente come relatore e quindi impostando lo studente come relatore avrà la possibilità di intervenire in modo attivo, ad esempio condividendo uno schermo oppure scrivendo. Altrimenti rimarrà solo come partecipante, quindi non avrà modo di influire sulla lezione che sta tenendo il relatore. Questo è tutto, grazie. Colleghi, allora qual è l'importanza della calendarizzazione, della pianificazione delle lezioni e quindi del calendario che abbiamo creato, che con Giuseppe insomma avete creato? È capitato qualche volta che gli alunni o per goliardia o involontariamente abbiano disattivato i microfoni dei compagni o del docente stesso, oppure abbiano avviato non volendo delle registrazioni. Allora, nel momento in cui io vado a pianificare, quindi a calendarizzare una riunione, in realtà io non faccio altro che aggiungere una possibilità in più, cioè quella di essere io l'unico relatore. Allora, io ho calendarizzato questa riunione che ho chiamato prova, ho messo come unica partecipante la professoressa, Totaro. Vedete, qui in alto, dove dice partecipanti, ci hanno aggiunto da non troppo tempo, Microsoft ha aggiunto questa opzione. Gestisci, quindi clicco sui tre pallini, gestisci autorizzazioni. Si apre una pagina di meeting options, quindi le opzioni di meeting. La voce che ci interessa è questa qui, chi può essere un relatore. Vedete, per default, quindi come dire in automatico, diciamo,
Teams ci dà che tutti possono essere relatori, quindi perciò i ragazzi potevano andare a modificare, a registrare o a chiudere i microfoni. Clicco su questa opzione e dico solo io. Oppure vedete, c'è scritto anche persone specifiche che sono state invitate alla riunione e quindi calendarizzate in quella riunione. Per esempio, se io nella mia classe ho un docente di sostegno e che fa parte della mia classe, quando io ho calendarizzato l'ora e il docente di sostegno è in quella classe, cliccando persone specifiche, io qua vado a cercarmi il nome del docente. In questo caso, non avendo calendarizzato, non avendo inserito nessun docente, vedete, anche se dovessi scrivere Starace, non me lo dà perché Starace non fa parte della riunione che io ho calendarizzato. Quindi posso aggiungere anche il singolo docente, o se sono solo io, quindi ripeto, vado a mettere solo io, l'opzione soltanto io. Salvo. Ok, si è salvata questa pagina e quindi possiamo ritornare su Teams. In questo modo abbiamo la certezza che i ragazzi non possano fare pasticci involontariamente. Va bene, vi saluto, un abbraccio, ciao ciao a tutti. Quando chiudete, mi raccomando, non abbandona, fate termina, visto che siete voi che l'avete calendarizzato. Termina.